Ma allora, io per quello che conosco, innanzitutto Bending Spoons fa la parte di interfaccia di quest'app. Questa app utilizza un algoritmo che è già utilizzato da un'altra app strutturata tedesca, che viene già utilizzata da tempo in Germania e fa parte di un network internazionale. Per cui Bending Spoons è un pezzo e che è acceduto gratuitamente al Ministero dell'Innovazione. Queste cose e i dati non verranno utilizzati dal gestore dell'app, i dati verranno utilizzati nell'anonimato. C'è un sistema di analisi di coppie di persone sostanzialmente attraverso il contact tracing del Bluetooth. Però è per dire che ci sono poi gli aspetti commerciali, sono in tutte le cose, e quindi Sono in tutte le cose, ma questa viene ceduta il chi ha un gratuitamente. rilievo, no? Allora, io sono poco dietrologo, forse sono ingenuo, però questo è un mondo in cui gli aspetti commerciali sono ovunque. In una situazione in cui una società cede gratuitamente questa app e ne dà anche la gestione dei dati al decisore pubblico e alle istituzioni, io mi occuperei di altri casi. Noi abbiamo tantissime situazioni in cui i nostri dati sono continuamente dati alle grandi compagnie commerciali e non solo, e sono sotto controllo. C'è tutta questa attenzione sul contact tracing, ma noi siamo sempre certi che quando andiamo in un laboratorio di analisi quei dati siano a prova di bomba, blindati. Io lo so perché in situazioni, noi abbiamo per esempio i prelievi obbligatori giustamente per i gruisti e i carrellisti. E questi prelievi sono importanti perché periodicamente, e sono non gocce di sangue, sono provette che vengono prelevate alle persone. Ecco, esistono commissioni nazionali per la tutela della privacy, eccetera, eccetera. È successo anche che i dati non sono finiti nelle mani giuste, nonostante i protocolli e nonostante la Questa è necessità per di riservatezza. Per cui, una e materia sono arrivati complicata. licenziamenti, tra l'altro, per cui attenzione a questo complottismo. Adesso quest'Italia che pende dalle labbra del dottor Shiva a me inquieta, fa paura. Ma chi è questo dottor Shiva? Eppure se si sente parlare le persone, non per strada, insomma, nei bar dei social network, come non hai sentito il dottor Shiva? Cioè tutti coloro che dicono cose controcorrenti, che siano verosimili o meno. Nessuno Questo, ha mai sapeva chi era Luc sì, Montagnier, però non so, adesso. tra il dottor Shiva, diciamo, è un corretto percorso di un'app che comunque un problema di privacy lo può porre, di questo parlavamo, e soprattutto del bilanciamento, ma lo abbiamo fatto anche ieri, tra sicurezza, libertà e appunto tutela della privacy. Dobbiamo dare la linea a Andrea Pancani, grazie per essere stati con noi. Grazie. Omnibus torna domani, buona giornata a tutti, grazie ai nostri Grazie. ospiti. Grazie.